finalmente ricomparso il sentiero. Non ho mai desiderato tanto l'arrivo della primavera. Non me la ricordavo così faticosa la strada. Angie, ma quanto manca sta polveriera? Ma non ve lo ricordate? Abbiamo passato più tempo qui che in città. Dai, Sabrina, ci siamo quasi. Comunque anche a me sembrava più vicino. Rachele, tu non fai testo, ti lamenti sempre e comunque. E ora chiudiamo questa storia. Fratello sta ancora disegnando? Sì, da quando siamo stati qui l'ultima volta non smette di fare quei disegni incomprensibili. Ti prego, Fabio, dobbiamo capire cosa gli sta succedendo. Tranquilla, Angelica. Ho portato tutta la mia attrezzatura. Ci capiremo qualcosa, te lo prometto. Ehi, va tutto bene? Sì, tutto a posto, grazie. E voi due dovete sempre parlare? Non potete fare qualcosa? Avete sentito se Antonella e Alessio riescono a venire? Sì, gli ho telefonato prima di partire e mi hanno detto che oggi avevano un impegno. Ah, peccato. Speravo potessero esserci anche loro come l'ultima volta. Davide, come sta mio fratello? Tranquilla, tutto a posto. Sta disegnando. Ma va? Che novità. Hai da accendere? Tuo fratello è sempre così scemo. Ehi, dai dello scemo ancora una volta mio fratello e sai dove te lo metto quell'accendino? Calma, dicevo così per dire. Peace.
A me non frega niente se sei amico di Fabio. Io ti prendo a calci lo stesso, hai capito? Sì, vabbè. Ciao. Ehi, ridammi l'accendino. Certo, signorina. Sai che mi è quasi spaventato? Che idiota. Dai, Fabio, racconta ad Angelica cosa hai scoperto. Sì, ma non è che ho scoperto chissà cosa. È solo una teoria. Taglia corto, cosa hai trovato? Ti ricordi il suono che abbiamo captato durante l'ultima registrazione? È un codice binario. Capisci? Abbiamo fatto una seduta per contattare degli spiriti e ci hanno risposto con un codice binario. Sembra interessante, ma non capisco. C'entra qualcosa con quello che è successo a mio fratello? Io direi di sì. Sono eventi collegati. Ed è quando ha sentito quel suono che ha iniziato a fare quei disegni, giusto? L'altra volta abbiamo interrotto la registrazione perché è venuto un forte temporale, ma sono convinto che ne manchi un pezzo. Penso che dovremmo rifarla. È quello che gli ho detto prima anch'io. E poi è meglio avere più materiale su cui lavorare, no? Giustissimo. Cosa stiamo aspettando allora? Forza ragazzi, facciamo una registrazione. Ancora con queste registrazioni? Ma basta, non possiamo fare altro. Lo sai che sono sempre stata contraria a queste cose, soprattutto qui dove tante persone hanno perso la vita. Ma non è bastata quella dell'altra volta. I morti vanno lasciati in pace, perché disturbare Dio? Forse ha ragione Rachele. Dio ha già abbastanza pensieri. Rachele, sappiamo come la pensi, ma non obblighiamo nessuna entità a parlare con noi. E non c'entra Dio. Al momento è importante capire perché mio fratello fa quei disegni. E cos'è quel suono, non credi? Che stupide. Pensate veramente che Dio esista? Perché tu invece pensi di avere un cervello che funzioni? Rachele, non te la prendere, lo sai che è fatto così? Dai, magari è divertente fare questa registrazione. Se è vero che gli spiriti rispondono alle domande, un paio di cose gliele chiederai volentieri. Fai come vuoi, Sabrina. Io non la faccio. Comunque grazie, Fabio, hai portato proprio un bel simpaticone nel gruppo. Sembra che ci provi gusto ad irritare le persone. Va bene, a parte Rachele, c'è qualcun altro che non vuole partecipare alla registrazione? Se mi spieghi ciò che state per fare, magari posso dire anche la mia. Ti pare? Hai ragione, scusa. Tu sei nuovo e non hai mai partecipato. Per curiosità, è da qualche anno che facciamo delle registrazioni su un vecchio mangianastri. A volte è capitato di registrare delle cose strane. L'ultima volta che siamo stati qui abbiamo per caso captato un segnale. Da quel momento mio fratello ha iniziato a fare disegni incomprensibili. Ho detto tutto? Su mangianastri? Fabio, sei proprio un nerd. Ma perché? Hai nostalgia degli anni Ottanta? Mi sembra una stronzata. Senti, non mi interessa se ci credi o meno. Se vuoi partecipare, bene, se no puoi anche tornartene indietro. Oppure puoi sempre fare amicizia con Rachele, se preferisci. Dopo questa, ditemi qualcosa quando avete finito. Io vado a fare un giro qua attorno. Manu, non è tanto una questione vintage. Usiamo il nastro perché è fatto di un materiale molto sensibile e riesce ad assorbire determinate frequenze audio. Abbiamo sempre fatto così e funziona. Sì, vabbè, ma in sostanza che cosa dovrebbe succedere? Facciamo delle domande generiche e se qualche entità vuole risponderci lo fa attraverso il nastro. Quindi non sentiamo niente durante la registrazione? E chi ci dice che queste voci non siano di qualche testa di cazzo che si diverte con una trasmittente qui nei dintorni? Te lo dico io, le probabilità di captare questo tipo di interferenze sono quasi nulle. Ho esaminato attentamente i file audio e le voci registrate hanno una frequenza diversa da quella umana, quindi queste da escludere. Non sappiamo di preciso da dove vengano queste voci, ma ci sono. E capita che rispondano alle nostre domande. È una stronzata, ma mi sembra figo. Allora, che cosa aspettiamo a farlo?
Aspettavamo te. Bene, allora procediamo. Ok, ci siamo tutti. Possiamo iniziare. Sono le ore 15. Siamo alla polveriera. Io sono Angelica e guido la seduta. Sono presenti e ringrazio Fabio, Emanuele, Sabrina, Roberto e Davide. Se c'è qualche entità che vuole parlarci, siamo qui ad ascoltarla. Sentiti la benvenuta e unisciti a noi quando sei pronta. Come prima cosa vorrei chiedere perché mio fratello si è messo a fare quei disegni incomprensibili. Io vorrei chiedere se troverò presto l'amore della mia vita. Ma che razza di domande fai? Credi ancora nell'amore? Sei messo proprio male. Emanuele, fottiti. Ragazzi, concentratevi o non funzionerà. Manu, dacci un taglio, dai. La domanda va bene. Si può chiedere qualsiasi cosa. Ok, allora io vorrei i numeri del lotto. Non sarebbe mica male, però. Adesso basta. Non è uno scherzo. Prendete posizione e concentratevi. Io vorrei chiedere chi è il mio spirito guida. Anche io vorrei sapere chi è il mio spirito guida. Alonso. Ok, no, no, scusate, dai, è stato più forte di me. Non interrompo più. Manu, hai rotto i coglioni. Ok, scusa, faccio il bravo. Direi che può bastare. Io ringrazio tutti gli spiriti che si sono uniti al gruppo e auguro loro buon riposo. Ringrazio ancora Fabio, Emanuele, Sabrina, Roberto e Davide. Ok, fermiamo la registrazione e ascoltiamo. Sono le ore 15. Siamo alla polveriera. Io sono Angelica e guido la seduta. Sono presente... e Davide, se c'è qualche entità che vuole parlare, siamo qui ad ascoltarla. Sentiti la benvenuta e unisciti a noi quando sei pronto. Toccalo un'altra volta, e giuro che ti faccio sparire quel sorriso dalla faccia per sempre. Fabio, che succede? Prima le interferenze, poi le voci, e cosa sono questi suoni che fanno impazzire mio fratello? Non ne ho la più pallida idea. Le voci sembrano umane, ma dovrei esaminarle meglio prima di dire altro. Ra!
ragazzi, avete visto Rachele? Aveva detto che faceva un giro qua attorno. Prova a telefonarle, non può essere lontana. Se è andata a casa senza dirmelo, questa volta mi sente. Ragazzi, mi sa che mio cellulare ha dei problemi. Fa le 15.02. Anche il mio orologio. Il mio cellulare uguale. 15.03, adesso. Ha ripreso a funzionare. Sì, anche il mio orologio, stessa cosa. Funzionano, ma sembra che siano rimasti tutti indietro. Rachele?